Con il dilagare di Omicron 2, il Covid-19 torna ad alzare la testa e a riprendersi con prepotenza il palcoscenico della cronaca, quasi a voler ricordare, con stizza e gelosia, che, guerra a parte, il ruolo da protagonista è sempre della pandemia. E così, complice la nuova variante al virus, in Abruzzo i positivi tornano a superare quota 40.000, per la precisione 41.238, 2.129 in più soltanto nelle ultime 24 ore, con una variazione in aumento del 27% rispetto a una settimana fa. A fronte di tutto questo restano però stabili i ricoveri. Al TG8 il professor Jacopo Vecchiet, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, analizza la situazione. Purtroppo non possiamo dire che è alle nostre spalle, probabilmente un ruolo essenziale la sta giocando la Omicron, questa variante che ha soppiantato i ceppi precedenti, che ha una maggiore capacità di diffusione tra la popolazione e quindi i numeri stanno progressivamente aumentando da qualche giorno sia a livello nazionale che qui in Abruzzo. La situazione negli ospedali qual è? Nel suo reparto, per esempio? Ma al momento devo dirle non mi sembra che ci sia una correlazione diretta tra i positivi sul territorio e la richiesta di ospedalizzazione. E mi auguro che rimanga questo, perché è chiaro però che se dovessero aumentare ulteriormente i pazienti contagiati sul territorio, noi sappiamo che c'è una percentuale che ha bisogno del ricovero, in virtù delle fragilità, dell'anzianità e soprattutto della non vaccinazione. Chi viene ricoverato appunto è vaccinato, non vaccinato? Ma al momento sono pazienti fragili, non vaccinati o con una copertura vaccinale non ottimale perché fatta alcuni mesi fa, oppure ci sono pazienti che non hanno assolutamente l'insufficienza respiratoria perché magari sono vaccinati ma hanno altre patologie e quindi purtroppo però scoprono al momento del ricovero che oltre alla patologia che li ha portati in ospedale hanno anche contratto il virus. Sulla quarta dose di vaccino? Ma ci sono dei dati in letteratura che mostrano che la terza dose dà una buona stimolazione al sistema immunitario. Quindi probabilmente io mi auguro che si possa arrivare ad una vaccinazione annua come per l'influenza. Al momento è ancora un argomento in divenire. Tenga presente che l'unico dato preoccupante è che abbiamo notato che c'è una scarsa adesione alla vaccinazione. Chi è che non si è ancora vaccinato? E anche Novavax, che doveva dare insomma una svolta anche a livello di numeri, a quanto pare non è riuscita a convincere gli scettici. Il dato del Novavax mi ha anche un po' meravigliato, non me l'aspettavo perché essendo una metodica non RNA immaginavo che potesse convincere tutti gli scettici. Io credo che dobbiamo continuare a parlare del vaccino e convincere chi è ancora resistente. Siccome pare che questa emergenza sanitaria andrà avanti ancora per molto tempo, professore, quali armi abbiamo per proteggerci e per far sì che insomma la situazione non peggiori ulteriormente, anche e soprattutto in funzione del prossimo autunno-inverno, perché l'estate dovrebbe migliorare un po' la situazione? Lo strumento migliore rimane la vaccinazione, quindi per combattere la pandemia bisogna vaccinarsi. I comportamenti individuali e in ultimo abbiamo dei farmaci che qualche mese fa non avevamo, sono delle terapie orali che sono sicuramente molto utili. Ma ripeto, lo strumento migliore rimane la vaccinazione.